Carlo Acutis, ecco, sono giunte nel nostro territorio le sue reliquie e lui sarà santo ed è una gioia doppia per il nostro territorio, in quanto le sue origini sono cilentane. Qualche osservazione su questa bella notizia? Sì, ehm, è un momento sicuramente felice per tutta la Chiesa Universale perché eh, riconoscere la santità appunto di un giovane, di un giovanissimo. È una, una risposta a quella che è un po' una crisi che attraversa il mondo dei giovani e che può trovare in, in Carlo veramente un modello di vita, un esempio che non può che far bene a tutti. Eh, lui sì, ha radici cilentane, quindi per noi ancora di più un motivo di, eh, di gioia e di soddisfazione e già ora so che molte parrocchie della nostra ciriocesi eh, propongono momenti di riflessione di incontro chiamano anche i suoi la mamma e, e fanno proprio momenti di approfondimento della sua figura quindi credo che per il nostro eh, mondo soprattutto quello giovanile ecco la il riconoscimento della santità di, di Carlo sarà eh, un contributo ulteriore a proporre ai nostri giovani ideali alti, quali quelli per cui lui ha speso la vita. Nella cronaca in questi giorni si è parlato molto di questa aggressione e di questi vari episodi eh, che interessano i minori e che riguardano per lo più eh, atti di criminalità vera e propria, eh, come appunto questa aggressione ai danni di un, di un altro coetaneo minorenne, di questi ragazzi che poi sono stati eh, individuati. Eh, da parte della regione del governatore è stata senz'altro sottolineata l'importanza eh, di un monitoraggio del territorio, ma eh, questo può bastare per frenare questo fenomeno che è davvero continua a dilagare anche qui nel Salernitano? Vede, io credo che eh, questa, questa emergenza, questa eh, diffusione anche di una violenza, diciamo, spicciola, quotidiana da parte dei giovani eh, esprima un, una carenza, una carenza soprattutto del mondo degli adulti, una carenza di vicinanza, di ascolto, di accompagnamento. Eh, quindi è una grande domanda fatta al, al nostro mondo, questa della, della violenza giovanile. Certamente poi la società anche deve rispondere con le, 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 le leggi che ha a disposizione, però più profondamente, come dicevamo anche riguarda, parlando di Carlo Acutis. Eh, noi abbiamo bisogno di proporre a questi ragazzi dei modelli, ma anche di accompagnarli in questa scoperta dei, dei valori profondi. Io andando in giro per le scuole vedo che comunque nei moltissimi giovani ci sono delle domande sincere, vere. Ecco, si tratta però di far la fatica di stare accanto a loro, accompagnarli e proporgli le cose belle e vere. Postando l'attenzione invece eh, sulle elezioni, ecco, è tempo di urne, eh, lei auspica una massiccia partecipazione da parte dei cattolici e poi ecco, i cattolici eh, sono rappresentati in questa tornata elettorale? Vede, la questione della rappresentanza dei cattolici è un problema annoso perché ormai sappiamo che non c'è più il partito dei cattolici, ma questi sono... Eh, direi rappresentati e sparsi nelle diverse formazioni politiche. Certamente c'è bisogno che i cattolici facciano sentire di più la loro voce in modo unitario, anche partecipando a, a differenti formazioni politiche, però su certi temi, certi valori di fondo non possiamo ecco, dividerci e non possiamo prescindere da questa comune appartenenza. Credo sia importante per l'Europa una presenza massiccia al voto, eh, al voto di tutti e al voto quindi anche di persone che vivono un'appartenenza ecclesiale, anche perché non possiamo lasciare l'Europa a coloro che ragionano solo in termini economici, perché l'Europa è una realtà invece che ha una tradizione fatta di valori, di riferimenti ideali. Eh, il concetto di persona, il concetto di bene comune, il concetto di fraternità e quindi diciamo l'Europa è nata un po' su questi punti di riferimento che Papa Benedetto anche più volte eh, riconosceva ma anche Papa Francesco. In più oggi la questione decisiva è quella de di una uno sforzo eh, per garantire la pace. Ecco, su questo l'Europa deve essere unita proprio perché non si possano intraprendere sentieri eh, drammatici, per non dire tragici per il suo futuro. Ricordiamo che l'Europa è nata proprio come obiettivo dopo la seconda guerra mondiale per garantire la pace in questa porzione di mondo. Ecco quindi non Lasciamo che così sirene di, non dico guerra fondai, ma insomma di, di persone che non mettono come primo punto la ricerca della pace possano direi danneggiare questa realtà che è la casa europea. Infine Eccellenza è interessante avere qualche sua valutazione riguardo questa singolare vicenda eh, che è ambientata a Viterbo, dove un docente ha escluso dal programma scolastico la Divina Commedia eh, per alcuni alunni musulmani, perché eh, secondo lui poteva essere offensivo in quanto Dante colloca eh, nell'inferno eh, Maometto. Ecco, lei cosa ne pensa? Sì, eh, sarebbe da ridere se non da piangere questa posizione, perché vorrebbe dire. Eh, escludere certi contenuti culturali a seconda de, degli alunni, di, chi, di coloro che sono chiamati a conoscere certe, eh, diciamo, certe preziose eredità del passato, che magari hanno dei contenuti che non possiamo non condividere, ma non per questo devono essere eliminati da un programma di studi. Eh, allora dovrei eliminare Nietzsche, dovrei eliminare Marx, dovrei eliminare eh, persone che magari hanno preso posizioni che possono non essere condivise ma che vanno conosciute. E eh, così, appunto, la questione eh, della Divina Commedia eh, avvicenna da Dante messo in paradiso al secondo canto oppure lo stesso Dante loda l'incontro fra San Francesco e il Sultano. E poi chiaro, ci sono anche altre figure che vengono invece penalizzate, ma eh, diciamo la, la cultura con la C maiuscola eh, va oltre queste piccole eh, direi: posizioni che rivelano più un'ignoranza e non invece un'attenzione a, a trasmettere ai ragazzi quello che veramente li può aiutare a affrontare la vita. Eccellenza, allora domani primo giugno è prevista l'ordinazione episcopale di Monsignor Alfonso Raimo. Eh, cosa cambierà nella nostra arcidiocesi e qual è il suo augurio? Ma è un momento di grande gioia perché sono tantissimi anni che non viene ordinato un vescovo, un sacerdote della nostra arcidiocesi. Quindi è un motivo di grande soddisfazione, orgoglio e. E poi per la figura del vicario generale che è apprezzata da, da tutti. Quindi è, il momento, sarà un momento bello di, di preghiera. Eh, il cambiamento è anzitutto un cambiamento nella sua persona perché eh, diventa un successore degli Apostoli, come tutti gli altri, come, come anche il sottoscritto. Ecco, anche se è vescovo ausiliare, però è vescovo anzitutto. Eh, sicuramente, però, la funzione dell'ausiliare è legata anche al servizio eh, in una diocesi e al vescovo di questa diocesi. In questo senso anche nella bolla è scritto che sarà eh, a servizio pastorale dell'arcidiocesi di Salerno e del suo vescovo, del suo arcivescovo e quindi eh, Don Alfonso continuerà a svolgere le mansioni che sta facendo ora come vicario generale, però con quell'autorevolezza episcopale che sicuramente eh, darà a lui un'autorità un, un e un, una rilevanza che sicuramente sarà di aiuto a me, Arcivescovo, e a tutta la diocesi. Grazie, Eccellenza, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con nove minuti, allora torna all'ultimo venerdì di giugno.